mm-hmm Sciatorate il Buongiorno a tutti, buongiorno Don Paolo, Morocutti, ti ringraziamo di essere qui con noi a passare eh, quest'oretta larga insieme a noi a chiacchierare e a portare eh, l'annuncio e, e speriamo anche buone notizie oltre a, a quelle un po' più dolorose. Ti ringrazio Valeria di questa splendida in introduzione. Allora, eh, vi invito tutti eh, che, che ci seguiti ad iscrivervi al canale, a, a condividerlo. Invadiamo internet di, di buoni messaggi e dell'annuncio del Signore. E, e poi vi invito a lasciare dei commenti nella chat del canale, dato che alla fine, verso la, la fine della de diretta, daremo spazio alle vostre, alle vostre domande. E, Don Paolo, benvenuto. Come stai? Sempre sia lodato, sempre sia lodato. Don Paolo, ci siamo conosciuti anche lui per, per la realizzazione di, di Libera Nos, di questo nostro film che, che sta vedendo una vita così, così lunga prima di uscire, uscire nelle, nelle sale. E, mh, abbiamo parlato di varie tematiche, Don Paolo è esorcista, docente di psicologia alla Facoltà del Sacro Cuore di Roma, giusto Don Paolo? Sì. E, e oggi di, di cosa ci parlerai? Bene, allora innanzitutto vi do una buona notizia, eh, eh, anzi, <ride> una splendida notizia, che, che Gesù è risorto anche se siamo paesi. <ride> di Veramente. Questo, questo, questo è un dato di fatto no? sì. e questo è anche un punto di partenza importante perché quando andiamo a parlare di questi argomenti sì. rischiamo di trarre solo l'aspetto negativo. Sì perché le tematiche Quindi di oggi saranno abbastanza che... forti, no Don Paolo? Parleremo appunto di, di blasfemia nei esatto. media. Siamo... Eh, questi giorni sta succedendo delle cose importanti, ma non è solo adesso che succede questo. Eh, siamo invasi eh, attraverso i mezzi di, di comunicazione veramente di, di attacchi eh, feroci al Signore, alla fede, ma anche al, a, un, a, un, a un vivere eh, sano e equilibrato eh, nell'amore, perché si, si attacca vari aspetti, anche più umani no? Sì, dunque io partirei eh, subito con parlare degli ultimi eventi che riguardano il Festival sì. di Sanremo. Io non, non sono per le mezze parole, eh, <ride> neanche per un certo eh, stile no, di. Così, eh, bisogna andare a fondo su questioni sì. inaccettabili che stanno avvenendo proprio in questi giorni. E credo che eh, questo ci debba far riflettere, e poi arriveremo allo specifico, su un dato molto importante. Noi siamo ancora convinti che eh, la questione del maligno, la questione dell'azione eh, del nemico eh, sì. di Dio, che è anche il nostro nemico, in qualche modo sia una questione puramente spirituale. Questo è profondamente sbagliato, perché cavalcare questa realtà ci porta fuori strada. Allora è chiaro che il combattimento contro le forze del male è anche un combattimento sì. spirituale. Ma ricordiamoci che le realtà spirituali, perché possano interagire con noi e portarci verso l'errore che si chiama peccato, sì. devono interagire con noi attraverso il mondo sensibile. Ecco allora che quando noi ehm, separiamo, ed è quello che sta avvenendo, no? il problema culturale dal problema sì. spirituale, creiamo un grandissimo danno. Perché? Perché quello che stiamo vedendo, e poi ci arriviamo nello specifico, non è un problema solamente spirituale e non è un problema solamente sì. culturale. Le due cose vanno insieme. Vedete, perché, eh, perché il demonio eh, possa in qualche modo agire no? eh, nell'uomo, contro l'uomo, deve agire attraverso i modelli culturali perché eh, quello che noi abbiamo in testa no, e, e che forse la cinematografia in modo del tutto sbagliato ci ha messo nella testa, no, che l'azione del demonio è questa gran confusione, questo, eh, questo divertirsi a entrare e uscire nelle persone, questa è una realtà evidentemente cinematografica che non fa bene, non corrisponde a, alla verità oggettiva. Il vero modo con cui eh, il nemico di Dio eh, agisce eh, contro l'uomo e portare l'uomo a separarsi da dio e questa realtà ha un nome molto chiaro eh, cari amici si chiama peccato il vero nemico è il peccato perché senza questo è chiaro che l'azione pervasiva nella storia nel mondo nella cultura del demonio viene meno allora cioè, eh, questo è importante come fa il demonio a farsi strada deve eh, lavorare creando delle, delle vere e proprie strutture di peccato, dove ovviamente lavorando con molta, molta dovizia, con molta, molta calma, cambiando i modelli culturali, ci fa sembrare buono ciò che è cattivo sì. e ciò che è cattivo in realtà poi diventa buono. No? Questo lavoro, che è un lavoro, direi, eh, di... Eh, di grande, di grande intensità ed è un lavoro di finissima opera il demonio lo fa e noi sì. non siamo attenti allora partiamo da quello che è avvenuto eh, in questi giorni che è inaccettabile eh, come è inaccettabile che il mondo cristiano stia a guardare queste robe qui senza proferire una parola anche se eh, bisogna sempre stare attenti eh, nel presentare questa eh, giusta e doverosa critica verso quello che abbiamo visto non da un punto di vista, ripeto, spirituale, non siamo medievalisti, non siamo persone che vanno a caccia di demoni o di streghe, no? Siamo semplicemente persone che devono difendere una dignità, no? E un rispetto, sì. oltre che evidentemente difendere anche l'ambito semantico della nostra vita morale e spirituale. Allora io mi riferisco no, a quello che noi abbiamo visto e che eh, rappresenta qualche cosa di assolutamente assurdo, in cui mi permetto di dire. Eh, si fa fatica ad immaginare no? anche eh, un silenzio totale davanti a una trasmissione vista da, da, da centinaia di migliaia di persone, poi siamo anche in un periodo dove evidentemente si sta molto davanti alla televisione eh, perché eh, eh, purtroppo l'attuale la, situazione non ci consente eh, relazioni spesso diverse, sempre anche, vedete, attraverso i media, eccetera. No? Ecco, allora noi siamo davanti a questo, a questo ragazzo. Eh, per cui io non provo assolutamente nessun sentimento di avversione. vedo anche proprio una croce rovesciata un, una simbologia che eh, questo artista uh -huh. in seconda serata al festival di Sanremo eh, testualmente lo cito eh, ovviamente è eh, fatto è una parafrasi cioè fatto in modo per essere cantato quindi evidentemente l'italiano è adattato poi alla, alla, alla musica sono il rock and roll trasgressione che entra nelle case di mezza america esplicito invito a lasciarsi andare una vecchia chiesa indignata per il credo dell'irriverenza nuovo tempio notturno del giovane e del proibito tempio di gioco demonio divinità tappezzato di chiodi ognuno in un rituale con gli altri in un solo corpo danzante, carne che chiede carne, uragano nei desideri sessuali, scossa nel perbenismo familiare, promessa di piacere, il sacro vincolo del godimento: godere è un obbligo, Dio benedica chi gode. Ora, permettetemi di dire che questo non diventa più eh, inaccettabile solamente da un punto di vista spirituale e cristiano, diventa inaccettabile da un punto di vista culturale. Certo. E quello vedete che, eh, che fa problema è che questa realtà mette in confusione, ecco, Diabal, Diaballei, Diabolos, dividere lo stesso mondo cristiano. Io vorrei ricordare a chi ci sente, che eh, sul, eh, sul canale di Rai 1, che è il canale di Stato, un sedicente sacerdote di cui non faccio il nome, ma potete, è pubblico perché è andato in TV e lo trovate su tutti i social media. Eh, amico di questo signore è andato in tv difendendo la performance eh, di eh, questo tra virgolette artista dicendo che queste sono forme d'arte ora cioè, qui c'è una confusione generale no? tra quello che è l'arte no? certo. un concetto anche laico e quello che è, 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 che è la bruttezza che è la blasfemia e è, è, è sentire addirittura vedete dove sta perché i modelli culturali e il diavolo cioè quando un sacerdote in un pomeriggio, in un canale di Stato, commentando, in quel caso si commentava la pietà, la Madonna con in braccio questo ragazzo, evidentemente nell'atto proprio di, di, di essere ispirato come Gesù. Questo è, è un'icona dell'umanesimo e della tenerezza dell'umanesimo cristiano. Questo sacerdote ha detto che queste sono espressioni d'arte. Allora, vedete, no? Eh, 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 cioè, come com è possibile questo? Com'è possibile no, che ci sia un silenzio davanti a tutto questo? Com'è possibile anche che noi pastori, qui me ne faccio anche evidentemente pubblico carico, possiamo tacere davanti a tutto ciò, non solo, ma anche legittimarlo, quasi difenderlo. Allora vedete che c'è qualcosa nel sistema che non va. Allora questo tipo di, eh, di problematica eh, bisogna affrontarla ovviamente con le armi della luce. Cioè, non è sem semplicemente dicendo che eh, ci sono delle ideologie sataniche, diaboliche, perché questo, non confo questo confonde ancora le idee, cioè fa sì no, che ci sia un una denigrazione, sì. no? Ma è eh, partendo da modelli di bellezza. L'uomo è fatto per la bellezza, l'uomo è fatto per il bello. Questo non lo dico io, lo dice la, la filosofia del, del Novecento, lo dicono i grandi filosofi anche ebrei, da Levinas ai grandi dell'umanesimo. Eh, del Novecento, cioè l'uomo è istintivamente fatto per il bello. L'arte è un'espressione del bello e, e non nasce da fuori, nasce da dentro perché è insita nell'uomo. Questi sono concetti universalmente accettati. Allora, eh, eh, noi bisogna fare un altro tipo di discorso, no? Cioè riportare l'uomo alla consapevolezza di chi è, di che cosa è fatto, che è fatto per il bello, che è fatto per le cose belle, evidentemente, la sua missione è in qualche modo definirsi nel bello, allora. Eh, qui c'è eh, un punto di vista allora chiaramente culturale perché si legittima evidentemente questa azione qui. Ora io vorrei eh, considerare anche che il francescanesimo è un fenomeno cristiano che coinvolge centinaia di migliaia di persone di cristiani nel mondo. Allora com'è possibile che questo signore in prima serata possa far valere eh, la rappresentazione di San Francesco d'Assisi? circondata, è chiaro, no? il richiamo sì. l'avete visto, a che cos'è senza che nessuno possa dire niente e facendo passare questo come un modello culturale primo, secondo, se voi ci fate caso, questo signore non veste mai panni di eh, personaggi che riguardano altre religioni perché se il problema è semplicemente una provocazione, vedete a livello culturale si dovrebbe certo. anche vestire magari, che ne so da, 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 da personaggio di altre Religioni, no? C'è sempre un soggetto cristiano. Ed è come si fa a pensare no, che queste cose siano cose eh, che avvengono per caso? Sì. E, e non pensare no, che ci sia una volontà e un progetto di denigrazione dell'umanesimo sì. cristiano. Perché io posso capire, è di cattivo gusto che una volta ci si metta un saio, si faccia così un, una rappresentazione che ha poco di artistico, certo. di cattivo gusto ma ci può stare, ma che ci siano sempre soggetti religiosi. San Francesco d'Assisi, Gesù crocifisso, la pietà, la croce d'oro al contrario. Anche cioè, ho chiaro, visto no, immagini anche proprio di attacchi alla Madonna. Questo un aspetto del cristianesimo, allora io credo che su questo noi dobbiamo vigilare. Mi senti Don Paolo? Ecco, dicevo, sì, ho visto anche delle sì. foto eh, dirette dove lui si è vestito da Madonna che lacrima sangue, de delle cose abbastanza forti. Queste però sono espressioni artistiche, cioè queste sono, sono lecite. Hm. E, e io credo no, che qui eh, questa vedete, c'è anche un aspetto un aspetto interessante in tutto questo che è eh, l'aspetto della duplice realtà del sì. male il male è sempre a servizio di Dio anche queste realtà che sono realtà che vanno stigmatizzate di, inaudita eh, in considerazione però ci rivelano qualche cosa ci stanno rivelando che probabilmente noi abbiamo un problema sì. d'intra di c'è un problema di debolezza del cristianesimo sì. Perché se queste cose voi le fate in Israele, per citare cioè, eh, una, una realtà no, profondamente religiosa, credente, eh, vedete che cosa succede. Andate a Gerusalemme a fare una rappresentazione cinematografica del genere, fate questo, no? Eh, cioè, noi lasciamo correre tutto. Sì. Non solo. Ma vedete l'aspetto contraddittorio? I sacerdoti nelle pubbliche televisioni, invece di stigmatizzare un comportamento offensivo, richiamano ad espressioni sì. artistiche. Allora vedete che siamo nella confusione totale. Sì, come se. Perché se lo dice il sacerdote, alla fine il giovane dirà alla mamma: Ma guarda, il parroco ha detto che tutto sommato. Sono forme artistiche. È come se l'arte giustificasse tutto, ma questo è un influsso di quello che è il relativismo, in questa eh, idea malsana che, che tutto sia relativo in relazione a chi guarda, che, che non si offenda nessuno e soprattutto che non ci sia una conseguenza alle, nei confronti delle azioni e di quello che si vede e, e si legge. questo è una cosa che è assolutamente falsa. Poi. E le, le ripercussioni sulla psiche dei giovani si possono solo immaginare eh, di, di un, anche di un, di un esempio di vita perché poi mh, tutto anche questo, eh, questo esaltare eh, una musica che comunque per esempio la, la, musica, la musica trap che adesso va molto di moda nei, nei ragazzini è un, una continua esaltazione di un atteggiamento eh, estremamente ehm, aggressivo nei confronti per esempio dell'altro sesso, della sessualità, ma anche eh, completamente distorto. Su quello che è la, la percezione, anche del, dell'essere realizzato, quindi uno stentare una ricchezza, cioè, tutti questi modelli avranno delle conseguenze nei, nella vita dei nostri giovani. Io, I modelli de della mia vita, della mia infanzia, hanno influenzato nel bene e nel male quello che è stato il mio essere, poi crescere come, come adulto, e questo è, è inevitabile. Sì, cioè il, problema, il problema più grande è che mentre eh, fino a qualche anno fa queste, queste realtà arri arrivavano e eh, questi messaggi in modo sì. subliminale, oggi arrivano in modo sì. esplicito. E questo è un altro passaggio culturale dei tempi moderni. Mi riferisco a tempi immediatamente sì. moderni. Cioè, fino a, a, a 7-8 anni fa chi voleva veicolare questi messaggi lo faceva in modo subliminare, in modo non aperto. Oggi noi siamo davanti a delle realtà eh, non più subliminari ma esplicite, sì. in cui ci si può tranquillamente eh, vestire da Gesù Cristo e profanare l'immagine di Gesù Cristo senza che nessuno dica niente. Cioè, questo è assolutamente vergognoso, perché poi quando noi andiamo anche eh, a, a vedere no, anche le, le, le espressioni della, della politica attuale, sì. quando si toccano che sono del tutto marginali si scatenano in serio. Invece noi ci possiamo permettere di, di così di ruinare la pietà, che è la forma di umanismo cristiano sì. più bella. Possiamo profanare la donna, l'immagine della Vergine Maria, è tutto, tutto lecito, ma c'è di questi ideali vanno da molto lontano. Quindi pregherei sì. di mandare, per esempio, per quanto riguarda i bambini. Sì. sì 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 Che c'è dietro l'altra immagine, ancora sì. che, che, che ti ho inviato. Voi capite no, che eh, la cosa preoccupante è che mentre prima perlomeno si tentava eh, di, di veicolare attraverso i media in maniera sub queste cose, è, è, è assolutamente possibile e aperto. Eh, vi ricordo che negli Stati Uniti d'America, eh, eh, dove eh, il satanismo ha avuto un riconoscimento giuridico, come tutte le altre chiese ha preteso di avere un riconoscimento giuridico, ci sono delle scuole e degli asili che sono eh, giuridicamente riconosciuti eh, da questi signori eh, che hanno fondato la chiesa di Satana negli Stati Uniti dove gestiscono degli asili. Ora, voi che, voi, che vi aspettate eh, da, 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 dal ruolo educativo di queste persone? Certo, se il punto di riferimento è, è, è il demonio... Eppure, tutto questo non fa più problema. Sì. Don Paolo. Il, eh, non conosco sp nello specifico il, il cartone, quello che hai messo dei sette peccati capitali, anche se so di, di qualcuno che, che l'ha visto e che ci è rimasto anche turbato. Ho, ho visto solo qualche immagine ed è comunque le allusioni sessuali e quant'altro si, si sprecano anche solo da, da qualche trailer. Eh, conosco un po' di più invece. Certo. Sì. Invece per quello che riguarda Dragon Ball, il personaggio, eh, questo Satan, che non, non, eh, non dovrebbe essere proprio, cioè, non c'è uh, un legame diretto con eh, il Satana cattolico, però è un esperiente di normalizzazione. E di, di, far, di usare questi, eh, questi termini come se fossero normali, nel, 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 fume, nel cartone o nel fumetto ci sono continue allusioni a demoni. Che naturalmente prendono, eh, prendono spunto da quello che è la tradizione eh, orientale, dove il demone è una, una sorta di divinità, non c'è un, un, un aspetto eh, esplicito negativo, diciamo, no? però naturalmente. Esatto, esatto, esatto. 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 Sì, e oltretutto sì, vorrei aggiungere che a volte questi, questi espedienti sono utilizzati proprio nella traduzione. Ci sono delle traduzioni che, che ci arrivano cambiate. E questo succede sia nei fumetti, nei cartoni, ma anche nei film, dove eh, cer certe cose vengono tradotte apposta in modo, in modo negativo. Il, eh, ho visto anche, per esempio, adesso con la possibilità eh, di internet di cambiare i linguaggi no, del, dei film, ho visto diversi film che, per esempio, una volta tradotti in italiano, e parlo di film anche degli anni 90. E venivano aggiunte bestemmie, venivano aggiunte delle eh, parolacce molto esplicite che nell'originale non c'erano e quindi magari ti trovi dei film che hanno un, eh, un visto censura di un certo tipo che uno poi lo guarda in italiano e vede che è qualcosa di completamente diverso e invece in originale è diverso certo, certo mm, Gio scusami sì? Guarda che dicono che non si sente... Scusa Don Paolo. Susana. Dicono che non si sente l'audio di Don Paolo quando non è in primo piano o quando passano le figure. Allora, quando... Ok, sì. ci, ci, do, ci do un occhio. Intanto mi tiro in primo piano. Sì. Allora, un attimo che capisco... Sì. Quando Satana sta zitto, non quando Satana... Sì. Cioè, eh, eh, a me non fa paura il cartone animato dove c'è la bestemmia esplicita perché il cartone animato dove c'è la bestemmia, certo. anche, anche il genitore, che è dotato di un senso pedagogico, di, di un buon senso, che cosa fa? Spinge e cambia canale, anche se non è credente, perché è, è evidente no, che la bestemmia certo. e il bambino vanno poco d'accordo ordinariamente. No? Quindi non è tanto quello, ma è quest'idea. Che è molto più pericolosa di sì. familiarizzare, di cercare una familiarità, una convergenza tra eh, l'adolescenza, la gioventù e la figura di Satana, che viene normalizzato, che viene reso un po' l'amico. In fondo ti fa anche pena questo, questo povero personaggio, magari un po' sfigato, no? che è sempre sotto la lente. E questa realtà. Eh, è una realtà che crea anche a livello psicologico eh, dei, delle distorsioni incredibili. E, e allora vedete, c'è da vigilare non tanto quando, eh, quando la cosa è esplicita, ma quando la cosa è subdola, cioè quando la cosa eh, in fondo no, tende... se voi guardate anche i messaggi del... oggi sapete voi che anche il mondo del satanismo si divide eh, in, in diversi rami, no? Cosiddetto satanismo acido. Se voi andate a vedere il satanismo che oggi va per la maggiore, quello più pervasivo, è il sì. satanismo culturale, chiamato sì. anche filosofico. Cioè, quello non bisogna purificare l'idea del satanismo formato da persone sì. con i tatuaggi, con le borchie, perché questo sì esiste, il cosiddetto no, eh, satanismo chiamato acido, ma questo fa meno problema. Il satanismo più pericoloso è il satanismo filosofico, quello che ti propone la figura di Satana come un alleato dell'uomo, cioè come colui che ti porta a un sì. umanesimo vero, no? a una libertà no? che è, è un progetto sostanzialmente eh, per l'uomo. E questo è quello che sta avvenendo. Io vorrei anche sottolineare, e qui eh, chiedo, chiedo pubblicamente scusa se la mia opinione forse è, è un po' troppo... Eh, così eh, pervasiva e forte, eh, ma, ma è inaccettabile che noi eh, abbiamo chiuso le chiese per, e magari abbiamo fatto bene per cercare di aiutare la salute delle persone, perché qui c'è una dicotomia. Che cos'è la salute dell'uomo? Sì. Che cos'è la salute dell'uomo? Solo prevenire le malattie? Certamente, ci mancherebbe altro. La Chiesa ha fatto tutto quello che doveva essere fatto per cercare, per esempio, in ordine alla pandemia di Covid, eh, di, di preservare la salute dei fedeli, anche attuando delle eh, scelte certamente dolorose, ma l'uomo non è solo sì. ciò che mangia, non è solo la realtà corporale. Noi rischiamo di sbilanciarci troppo, ci pronunciamo ardentemente, pubblicamente per eh, preservare l'uomo no? come abbiamo fatto adesso facendo scelte anche dolorose in ordine al culto però permettiamo poi che prima serata ci sia offeso il nostro Signore Gesù Cristo sia dileggiata la Madonna siano offese in tutti i modi queste realtà e nessuno dice niente Facendoci anche dei segni di croce il segno della croce cioè io vorrei ricordare a chi ascolta che noi proveniamo da una cultura e faremmo bene a leggere sì. qualcosa delle nostre origini, magari, perché no, eh, i, i martirologi dei primi secoli di cristianesimo, perché no, magari leggere quei capolavori che sono il martirio di felicità e perpetua. Cioè, noi veniamo da quella cultura lì, cioè, il secondo secolo alle belve, eh, eh, e noi sappiamo, questo è uno dei, dei, dei martirologi più letto in antichità, che formava la cultura dei cristiani, dove questa donna incinta quando il toro la fa balzare per aria annota perché allora noi gli atti i martirologici li abbiamo e sono preziosi non perché erano narrazioni cristiane, mentre i cancellieri dei tribunali romani che riportavano ciò che accadeva, il cancelliere nel martiro di Felicità Perpetua dice che questa donna viene sbalzata in aria, cade a terra con il vestito evidentemente scomposto e annota il cancelliere pagano più attenta al pudore che al dolore si riassettò la veste e consegnò il martirio a Cristo. E noi proveniamo da questa cultura qui. Eh sì. cioè Ricordiamoci che il Santo Padre in questo momento è in un territorio dove la gente muore per il nome di Gesù. No, perché se no, vedete, eh, diabal, diabolos, dividere. Noi siamo schizofrenici in questo. Sì. cioè Il Santo Padre, con un atto anche estremamente coraggioso, va in una terra dove, in una cattedrale dove... dove Pochi momenti prima sono stati barbaramente uccisi dai cristiani sì. per chi? Per il nome di Gesù. E quel Gesù, noi in Italia, che tra l'altro è la sede del vicario di Cristo, permettiamo che sia dileggiato insieme alla sua eh, tenerissima madre in questo modo. Allora, questo non è più solo un problema religioso, è un problema anche di identità cristiana. Sì, perché di queste cose non si parla. Esatto o il, se se ne parla si cerca di appunto eh, di giustificare qualsiasi cosa appunto con l'etichetta di arte io per chiarezza vorrei ripetere alcune cose se, Don Paolo perché è andata via la, la voce quando spiegavi di questi, eh, delle immagini di, di quello che è successo quello che abbiamo fatto vedere è questo eh, cantante che è andato a Sanremo eh, che, che si è vestito in, in questo modo così, così blasfemo attaccando direttamente eh, la, la, nostra, la nostra religione cattolica attaccando la figura di Cristo della Santissima, della Santissima Vergine la figura di, di San Francesco don Paolo ci, ci, ci diceva anche come è, è inammissibile che si possa attaccare così apertamente e poi guarda caso sempre la nostra la nostra fede cattolica si cerca sempre di attaccare il Signore e la Santissima Vergine e non si toccano le altre religioni perché lì c'è sempre eh, questo politically correct e, e nessuno dice niente si attacca la figura di San Francesco mostrandolo così sì, sì. certo Certo? Sì, assolutamente, assolutamente. E poi abbiamo fatto vedere alcune immagini di alcuni cartoni animati che vengono tranquillamente fatti vedere ai, ai giovani, uno dei quali è questo, i sette peccati mortali. Dove, naturalmente, c'è tutta questa eh, allusione, questo appunto, come dicevamo, normalizzare il male, come anche il nome di, di Satana, così inserito all'interno di, eh, di questi cartoni, in modo da rendere abituale per i nostri giovani avere a che fare con queste tematiche. E io aggiungo anche tutto l'aspetto dell'esoterismo. Io. Eh, come, come sapete eh, la mia conversione è arrivata in età avanzata, io dopo la mia conversione ho ripreso in mano eh, gran parte dei miei libri, ma anche i fumetti che avevo da ragazzo e con un occhio diverso ho provato a guardare quello che leggevo al tempo. E non è un caso che, che, il, che, il, che il mio pensiero era così lontano dal, dalla verità, perché c'è un bombardamento culturale attraverso tutti questi, questi aspetti, la musica, il, eh, i, i fumetti, i cartoni e, il, e anche i romanzi, anche le cose che vengono proposte nelle letture scolastiche, sono tutto che porta a quella cultura, come diceva Don Paolo, luciferina, quindi non solo l'aspetto satanico bestiale, no? quello che magari nell'immaginario comune è più, è più considerato, forse si considera solo quello, ma in verità quella è una piccola parte di quello che è il pericolo esoterico e, e satanico, in verità tutto l'aspetto culturale è molto più impattante sulla società ed è, e non è un caso che ci siano pochi giovani credenti oggi, perché gli è stato fatto il lavaggio del cervello. L'altro giorno stavo facendo vedere una canzone a, a mia figlia perché eh, mi piace disegnare e quant'altro. Era un, un videoclip animato di un noto gruppo. Si chiamano I Gorillaz, la canzone è Clint Eastwood. E vedendola, era anni che, che non la vedevo, sono andato, mi è venuto qualche dubbio perché ho visto che uno dei personaggi ha una croce al rovescio. Ma non sottolineato così di sfondo. Poi sono andato a vedere il testo e tutta la canzone parla di un demone che viene evocato dalla mente di uno dei personaggi e guida e, da tutti dei messaggi estremamente eh, legati al mondo esoterico. Oltretutto questo, questo demone andando a leggere eh, le, diciamo, le, le note del, della canzone ha un nome di un vero demone, mi pare che sia Bal. E, e questo è l'ambiente in cui crescono i giovani, e come diceva Don Paolo, prima era un aspetto subliminale: oggi no, oggi non è più subliminale. Oggi si va direttamente eh, ad affrontare queste cose in maniera così diretta e, diciamo, a viso scoperto. Ed è anche questo un segno dei tempi, no, Don Paolo? Aspetta un attimo, sì? eh, mettilo in primo piano perché c'è un problema quando è, è inquadrato. Non in primo piano, quando fai il cambio dell'inquadrato okay. dicono che non si sente più. Eh, allora. Don Paolo, provi a parlare. Sì okay. Adesso se dovrebbero sento. sentirlo, effettivamente. C'era eh, un ecco. di differita, quindi non si arriverà. Dire, però... ci, sono due, ci sono due realtà che io vorrei un po' approfondire in questo senso. La prima realtà è quella della documentazione culturale. Cioè, eh, noi eh, siamo troppo poco attenti ad approfondire le notizie per quello che so. Questo è un problema eh, con il quale il demonio ci, 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 ci fa fuori tutti. Cioè, io penso, no, a, eh, lavorando in una facoltà di medicina. Eh, sapete no? la grande problematica dei vaccini, per esempio, sì. no? e, e dei feti abortivi no? che è, è uscita una nota della Santa Sede. Eh, sono uscite su internet delle notizie per cui eh, sì, la Santa Sede è d'accordo sull'aborto, la Santa Sede. Cioè, la documentazione del sì. cristiano deve essere una documentazione su temi etici, morali e questioni comunque che toccano la morale personale precisa e approfondita. Precisa e approfondita. Perché vedete che cosa si rischia di fare, di mettere gli uni contro gli altri. Sì. Di dire cose a mezzo che non sono vere. Questo è tipico del demonio. Assolutamente. Per cui il mondo cristiano basterebbe leggere quel documento della Santa Sede per comprendere che non è assolutamente vero e che si ribadisce il concetto Sì l'aborto non è mai, mai una soluzione, sì. e rientra in ciò che è in abominio agli occhi del Signore, viene detto in altre sì. parole. Tuttavia si parla di, non feti abortivi, ma si parla di realtà evidentemente che spontaneamente, purtroppo, e Quindi andrebbero comunque ora la, 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 la problematica è molto più, più, più pervasiva, ma dal dire no che si fa abortire per poter trarre un beneficio è una cosa che quel documento ha stigmatizzato dall'inizio alla fine dicendo che in circostanze invece molto particolari si richiama al, alla donazione degli organi, è lo stesso principio morale per cui noi non dovremmo donare gli organi. La persona ormai morta per un incidente, quindi non si va a espiantare la persona evidentemente ancora in vita, morta, che si trova così, a non avere più in possesso la sua vita, sì. lascia precedentemente in un atto d'amore la possibilità di vivere meglio ad altri. Cioè è un atto di, di, di profonda carità cristiana. Il principio che si richiama è lo stesso. Però vedete, se voi leggete dei blog... Sì. Se voi leggete dei blog, eh, molti dicono, e poi dove si arriva? Ragionate, si arriva a attaccare il Papa. Sì. Perché il Papa legittima l'aborto. L'ho sentito almeno tre volte da persone che, eh, che frequentano la parrocchia dove io vado sì. a celebrare l'Eucaristia. Cioè, eh, eh, vedete, cioè, il demonio usa anche questo aspetto. Sì noi dobbiamo eh, renderci eh, dobbiamo usare questa astuzia, cercare le informazioni in maniera precisa e andare sempre alle fonti. Sempre alle fonti. Sì. Il luogo dei media è un luogo di grande confusione dove evidentemente anche questa realtà per cui per sentito dire, per sentito dire si creano delle vere e proprie divisioni. Sì. Ho avuto telefonate di persone che mi hanno detto "Ma se questa è la chiesa", ho detto "Qual è il problema, scusa?" dice "Sì, perché gli aborti, tutta una confusione". Ho detto "Ma scusa, ma dove l'hai letto?". Dice "No, ho sentito dire, l'hanno detto alla televisione". <ride> ecco, questo questo è un Areopago di evangelizzazione dove Sadana opera la sua evangelizzazione. Le notizie vanno sempre studiate, studiate, oh, Non voglio usare Don Paolo, voglio eccezionali, ma hanno letto fonte. Aggiungo anche una Perché cosa. Crea anche, un una cosa. E anche se magari la notizia ci sembra arrivare da una fonte che reputiamo autorevole, comunque ricordiamoci che le persone possono sbagliare. Le stesse persone, i stessi sacerdoti magari hanno letto un articolo di un certo tipo e possono non conoscere nello specifico la materia, possono non, con, non aver approfondito la realtà di queste cose, quindi comunque il fidarsi di quello che è la Santa Chiesa Cattolica, di quello che è, cioè non partire con, col preconcetto che è tutto sbagliato, che ci tengono nascosto qualcosa, prima di tutto partire con il dato oggettivo, approfondire quello che, che si legge, come, come dice bene Don Paolo, andare alla sostanza, magari attingere anche da fonti diverse, no? Perché quello che succede su Internet: già nell'altra nell live avevo detto questa cosa, Internet alimenta la divisione, perché nella divisione tu la, dividi, che naturalmente è un'opera del diavolo, tutto ciò, ma crei un, un gruppo di persone molto interessate a, dei, a degli argomenti. E su questo eh, lancio l'invito a tutti eh, a vedere The Social Dilemma, un, un documentario che parla proprio di come funzionano i motori di ricerca che ci propongono le notizie. Questo rendere, creare delle fazioni, creare dell'odio, questa cosa funziona benissimo per i motori di ricerca e per i sistemi automatici. E questa, questo continuo mettere benzina sull'odio che sta portando la Chiesa Cattolica a allo sfacelo perché c'è una divisione eh, fortissima all'interno delle stesse parrocchie, all'interno degli stessi credenti, c'è una confusione molto forte. Tutto questo non viene da Dio, viene dal diavolo e noi stiamo, eh, siamo di fronte a un mezzo così potente come è quello della rete che ci mette a disposizione tantissime notizie ma delle quali non è per niente facile trovare le fonti. Non è per mente facile trovare quella la verità, no? E in un clima di diffidenza totale, di diffidenza nei mezzi di comunicazione, ma anche in maniera giusta aggiungo, cioè eh, non sempre la comunicazione ufficiale è vera, no? Tutto questo viene alimentato anche da persone e che hanno l'obiettivo di creare il caos. Quello che è la ehm, caos Magic, per esempio, che è una, una pratica esoterica che se ne parla pochissimo anche negli ambienti cattolici, perché si parla tanto di, di massoneria, si parla tanto eh, di, di cose magari più, eh, più antiche dal punto di vista esoterico, ma sino, si, si nomina poco quello che è Appunto, la chaos magic, la meme magic, tutte delle pratiche esoteriche che derivano dal percorso eh, della chiesa di Satana e, e quant'altro che, sì, che usano l'immaginazione come forma magica, no? ma usano internet e la creazione di false notizie per creare caos tra le persone, per creare divisione tra le persone, per dire. La pubblicità della Barbie che abortisce, che su tanti blog eh, cattolici è stata divulgata in tutti i modi senza che nessuno ha provato a guardare bene e rendersi conto che era un, un fake, era una cosa che era stata creata per creare paura, per creare diffidenza, perché quando si ha paura non si è più lucidi. No? È per quello che il Signore non ci vuole spaventati, se no ci libera della paura, affinché possiamo essere vigili e vegliare sulle cose importanti, perché non bisogna dire che va tutto bene quando <ride> ci sono degli attacchi feroci, come stiamo vedendo in questi giorni, alla nostra fede, ma bisogna avere la lucidità di uomini liberi, di, di, di uomini di Cristo, che eh, non hanno paura, non temono il male, perché sappiamo che Gesù è il vincitore. No, don, ho fatto questa piccola eh, parentesi, Don Paolo. Sì, sì, ha fatto assolutamente bene. Eh, il problema, un altro problema, tu eh, parlavi della confusione della, della contrapposizione, ed è esattamente quello che avviene. Cioè, guardate voi, eh, eh, che cosa fa? No? Eh, come fa? Faccio un esempio molto chiaro: il demonio a far passare, per esempio, il discorso del genere, sì. come fa a ehm, avvallare la promiscuità sessuale, no? Parte da lontano. Se voi guardate le trasmissioni che avvenivano vent'anni sì. fa, no? tutto questo non c'era. Però piano piano, no? si inserisce una modalità e si fa sì che cosa? Che a un certo punto i giovani si sentano, e questo è un errore in cui, errore in cui noi siamo sì. caduti nella chiesa, ci siamo cascati con tutte le scarpe, per cui le persone anche che per vari motivi, che sì. io non giudico, giudico certo. il peccato, ho un'idea molto chiara su questo, ma sulle persone non, non sta a me giudicare le persone. Ma voglio dire, è passato un messaggio che abbiamo avvallato e su cui il demonio ha tessuto la sua opera. Per cui la comunità, chiamata così omosessuale, come si definisce, sì. vedi, eh, i preti ce l'hanno con noi. Vedi la Chiesa ce l'ha con noi. Ma se la Chiesa è l'espressione dell'amore di Gesù, può avercela con qualcuno. Se la Chiesa è l'espressione che esce dal costato di Cristo, dalla croce, per abbracciare ogni creatura al di là di che cosa fa e di che cosa non fa. Può avercela, può guardare, cioè, vedete, noi se voi sentite le istanze, noi ci sentiamo esclusi, noi ci sentiamo giudicati, noi ci sentiamo... E noi ci siamo cascati su questo. Cioè non siamo stati capaci ancora una volta di distinguere il certo. peccato dal peccatore e di essere fermi, fermi su ciò che noi non sì. accettiamo, ma rispettiamo, ma non accettiamo, perché questa è la libertà delle cose, no? E quindi questo è un tema, vedete, noi continuiamo quando parliamo di esorcismi e vi assicuro che se parlassi di cose che vedo... Non, non mancano le cose evidentemente sensazionali, ma noi continuiamo a porre la nostra attenzione sulle urla, sulle possessioni, su tutta questa semantica no, brutale che c'è, dubbiamente c'è, ma che non è centrale. Assolutamente. Perché perché questo avvenga si parte da questi modelli culturali si parte da questi modelli culturali ricordiamoci che Santa Teresa di Gesù Bambino del Volto Santo dottore della Chiesa diceva sempre questo quando il demonio ha allontanato un'anima dall'eucaristia ha raggiunto la sua missione principale cioè la missione del demonio non è quella di impossessare le persone o, o di fare eh, trasfigurazione di sorta, la missione del demonio è quella di allontanare sì. L'uomo da Dio, e lo fa con il peccato, e in ultima analisi, dall'Eucaristia. Vedete allora c'è cioè, questa opera, ci siamo caduti perché quando noi ci rivolgiamo alla persona, no? Con quella... I Santi ci hanno rivelato questo, cioè ci hanno rivelato, se noi abbiamo la possibilità di recuperare delle persone che vivono delle situazioni sì. sbagliate, è amandole, e amandole però nel giusto modo. Non avvallando tutto. Tra l'altro, io qui vorrei, eh, sì. se mi permetti, leggere, poi vi leggerò l'ultima, eh, l'ultima, l'ultima moda chiamata Kinky, leggetela, nata negli Stati Uniti, eh, questa realtà è concepire un figlio ah. per abortire. Siamo arrivati a, a una realtà. Ora già vi leggo qualcosa, anzi, partiamo da questa. Kinky con la K, potete scriverlo sui motori di ricerca, K-I-N-K-Y, Kinky, questa ultima moda in cui si concepisce apposta per abortire, questa è la testimonianza di un ragazzo, la mia ragazza ama essere messa incinta e le piace abortire, non ha mestruazioni e quindi è sessualmente molto attiva, negli ultimi dieci anni abbiamo abortito sette volte, cioè questa roba qui. Che ci fa rabbrividire nasce eh sì. nasce indietro poi vi darò anche il link dove leggerla perché è stato fatto uno studio e non è un film d'orrore ma questa è una realtà eh? Eh, eh, sentite che cosa dice eh, un articolo poi serio che vi manderò i feti così generati e poi abortiti vengono solitamente utilizzati come pezzi di ricambio e fatti nascere normalmente alla ventesima settimana di gravidanza sono dati che poi vi mando eh? non sono pur parle eh, successivamente da essi saranno prelevati gli organi già formati in particolare il fegato i consultori familiari americani come il Planned Parenthood Institute dapprima aiutano le donne a interrompere la gravidanza e subito dopo a porte semi chiuse perché è una cosa fatta nell'ombra, inizia un percorso molto redditizio e il feto abortito viene sezionato in diverse parti, fegato, rene, timo, pelle, e vengono vendute. Un fegato può costare fino a 350 oh dollari. Mia. La fonte sono consultori cristiani degli Stati Uniti. Allora, cioè, noi, cioè, cosa voglio dire? No? Che davanti a questo orrore eh certo. siamo nel regno di Satana, evidente, no? nel regno di Satana, però questo regno di Satana non viene costruito dal nulla. Cioè questa libertà no, del dire io e la mia ragazza ci divertiamo ad abortire nasce da modelli culturali che sono stati costituiti molto molto prima. Che cosa voglio dire? Se noi non vigiliamo, ecco ritornando al Festival di Sanremo, se noi non diciamo niente, avvaliamo tutto sì. come buono e non diciamo la nostra, che non significa chiudere il Festival di Sanremo o proibire, ci mancherebbe altro. Però... Se noi non poniamo un'alternativa educativa cristiana chiara, è un allarme. Perché qui, signori, ricordiamoci eh, che, per quanto vedete, eh, eh, alla fine, no, in tutto questo, noi siamo ancora convinti che l'inferno sia vuoto o che non esista. Io ho letto nel Catechismo della Chiesa Cattolica qualche anno fa, se non è cambiato non lo so, ma mi pare di aver letto no, che è una realtà dogmatica. Mi pare anche di aver sentito che la Madonna a Fatima abbia chiesto di sacrificarsi, eh, eh, de, abbia chiesto veri e propri sacrifici per le anime eh, che vanno all'inferno. Ora, questo l'hanno capito eh, due bambini, Francesco e Giacinta, che, che, che sono un esempio straordinario e semplice. Di, di cristianesimo vissuto in maniera semplice sì. ed efficace e non lo capiamo noi. Allora, non voglio dire, non sono certo io il sacerdote che manda facilmente all'inferno, per carità o un'altra idea, però neanche noi possiamo cioè, giocare con questa realtà. Perché ricordiamoci anche che la prima lettera di San Pietro pone, come eh, meta della fede dei cristiani, la salvezza delle anime, questa è la vostra meta, cioè la salvezza delle anime cioè la meta. Del cristianesimo, la soterologia, la salvezza dell'anima. Noi non ne parliamo più. Eh sì. Ma questi dati non sono, eh, non sono evidentemente eh, banali. E a tale proposito, vorrei giusto per me, citare Benedetto XVI. È una. Mh, Commento di qualche tempo fa, eh? Sulla Santa Ira di Dio. Vediamo se lo trovo. Ecco. Un Gesù, cito Benedetto XVI. Eh? E Benedetto XVI fa un commento al Vangelo. Eh, al Vangelo, tra l'altro, di, di domani no? sui mercanti al Tempio no? di qualche tempo fa l'ho ripreso io per un commento. Eh, sentite che cosa dice Benedetti, Benedetto XVI: un Gesù che sia d'accordo con tutto e con tutti, un Gesù senza la sua santa ira, senza la durezza della verità e del vero amore, non è il vero Gesù come lo mostra sì. la scrittura ma una sua miserabile caricatura. Una concezione del Vangelo dove non esista più la serietà dell'ira di Dio non ha niente a che fare con il Vangelo biblico. In risposta a tutto questo, a queste culture di morte, denigrazione della Vergine Maria, denigrazione di nostro Signore Gesù Cristo, come abbiamo risposto? Ma Gesù è buono, Gesù perdona tutti, ma Gesù è misericordioso. Leggete ancora una volta, Benedetto XVI. Un Gesù senza la sua santa ira non è il Gesù biblico, senza la durezza della verità e del vero amore. Cioè, il vero amore implica eh sì. anche la durezza della verità. E guardate, sono pagine di, di un'attualità incredibile: e dice che eh, chi distorce questa realtà fa di Gesù una miserabile caricatura. Cioè, questo tentativo anche del mondo cristiano di sostanzialmente non criticare queste realtà per cercare di uniformarci, volerci bene, non entrare in discussione, sì. lasciar correre, è profondamente sbagliato. Non è evangelico, non è biblico e fa di Gesù una miserabile caricatura. Ora io ho l'impressione che in diversi abbiamo fatto del Signore certo. Gesù una miserabile caricatura. Un Gesù senza la sua santa ira, dice Benedetto, senza la durezza della verità e del vero amore, perché amore e verità devono andare insieme. Un padre non rende tutto lecito a un figlio se sa che quello che il figlio fa... Nuoce alla sua salute, la sua salvezza, al suo vero bene. Non può perché se fosse così, crolla l'idea di paternità. Allora vedete, c'è anche un altro aspetto. E io credo no, che anche da questi eventi negativi sì. noi dobbiamo imparare. Dobbiamo imparare. Perché, eh, cioè, ci siamo fa alla fine, noi modelliamo l'idea di Dio su queste realtà. Alla fine, eh, guardate voi anche. Eh, permettetemi di dire, eh, l'abominio che abbiamo fatto nell'anno della misericordia, quando praticamente tutto è risolto nel passare questa porta, alle persone non gli importava niente di cambiare la vita o convertire certo. i costumi, perché alla gente interessava passare sotto queste porte. Cioè, quando si passa sotto la porta della misericordia, cioè è come se tu passando sotto la porta risolvi il problema. Allora, queste realtà non sono imputabili alle persone, certo. alle anime: assolutamente, ma sono imputabili ai sì. battezzati adulti che devono dare la loro testimonianza e non la stanno dando. Perché vedete, e qui sarò duro: chi era ora? non è Nessuno, <ride> perché il Festival di Sanremo è vuoto, non <ride> ci sono spettatori. Però siccome certo. è avvenuto anche l'anno scorso, chi l'anno scorso era lì e chi va a questi spettacoli ed è battezzato e magari avrà per sbaglio frequentato in una chiesa, non può, cioè non può far passare questa cosa citando un Gesù che alla fine vuole bene a tutti e che anche questo è un poveraccio. Non può. Allora vedete, mi sembra bello quello sì. che dice Benedetto XVI. Stiamo attenti a non farci di Dio e di Gesù una caricatura di un Gesù che non si arrabbia mai, che è sempre buono e che non si indigna. Non si indigna. Noi abbiamo riportato Benedetto XVI, questo lo dice, andate a rileggerlo, perché abbiamo smesso di indignarci davanti agli oltragi fatti. A tutti i livelli, alla religione cristiana e in specifico alla persona di Gesù Cristo, noi non ci indigniamo più e siccome siamo imbarazzati sì. di questo comportamento, lo giustifichiamo dicendo: Ma anche Gesù era buono, in fondo, ha perdonato tutti. Non è così. Ma il, è così. anche il fraintendimento eh, di non comprendere cosa voglia dire misericordia, cos'è la misericordia di Dio? La misericordia di Dio è anche il fatto che Dio non ci abbandona, che fino alla fine combatte coi, coi pugni e coi denti e, e con il suo amore perché le nostre anime non si perdano e non è appunto un aspetto romantico e, e sdolcinato, cioè fa parte de della guerra spirituale in cui siamo tutti noi e la sua misericordia è non, non, eh, non perdere mai la fiducia del fatto che noi ci possiamo rialzare, no? Non è questo va bene così, fatemi quello che volete, <ride> perché poi di questo si parla e poi anche c'è un'ipocrisia del fatto che cioè, io amo il Signore, Nella mia, nel mio modo eh, piccolo e debole di, 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 di essere umano e di, di uomo, il, io provo amore per Lui e provo una sofferenza enorme quando lo vedo attaccato, denigrato è offeso e questa sofferenza cioè quando provi amore per, per qualcuno se ti offendono i tuoi genitori la persona che ami ti senti ferito e dici ai mi stai facendo male non dici eh vabbè però devo essere buono no questo lo posso fare su di me ma non quando attaccano il, il signore o chi a, per cui voglio bene perché la misura della fede perché la misura della fede è questa sì. la misura della fede è questa. Cioè, noi siamo quelli che ci scandalizziamo perché in Europa anche a livello politico facciamo delle istanze parlamentari sì. perché tolgono il crocifisso dalle scuole e poi permettiamo che al festival di Sanremo qualcuno si vesta da Gesù Cristo o da Madonna che lacrima le, le, le. Cioè, vedete che ci sono delle contraddizioni sì. cioè, eh, cioè noi cristiani non ci siamo per difendere dei diritti o delle ideologie questo è questo il problema noi sì. ci difendiamo per difendere una persona che ci ha amato. Esatto. Questa vita che vivo nella carne, io la vivo, lettera ai Galati, nella fede del Figlio di Dio che mi ha amato e ha dato la sua vita per me. Se non c'è un incontro personale, diventano sì. ideologie. Crocifisso sì, crocifisso no, nell'aula sì, facciamo un'istanza parlamentare, facciamo le guerre al Parlamento europeo e poi permettiamo in casa nostra, in uno dei simboli dell'arte italiana. Gli ultimi anni che il Festival di Sanremo che sia blasfemizzato il nome del Signore, cioè eh, vedete che c'è una, una schizofrenia, no? Ma questa schizofrenia nasce perché noi, forse come cristiani, e ci sta parlando il Signore, dobbiamo riappropriarci dell'essenza del cristianesimo, che è un rapporto personale sì. con Gesù non ideologico non culturale, è un rapporto personale e se noi non rientriamo in questa realtà relazionale intima con la persona di Gesù eh, diventeranno solo battaglie ideologiche che perderemo regolarmente. Io sì. adesso lancio l'invito a chi vuole fare delle domande, eh, questo è il momento perché abbiamo già superato l'ora, quindi eh, forza e coraggio. Allora, io ho una domanda eh, da casa che mi è stata fatta, in verità... È una domanda che è stata fatta anche alla live precedente, però voleva una eh, un maggiore chiarezza, quindi per la, 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 la rifaccio. Allora, di fronte a un discernimento tra due cose buone, nel senso due cose, eh, non una peccaminosa o quant'altro, due cose buone, un discernimento, come agire? avanti eh, è bene che ci sia un discernimento tra cose buone, il discernimento non è solo tra cose cattive e cose esatto. buone, anche perché il discernimento tra una cosa cattiva e una cosa buona è già fatto, ci vuole solo la grazia e la forza per portare eh, evidentemente avanti gli intendimenti, no? allora io credo no, che eh, se si parla di materie, di cose buone, quindi di materie non tanto morali, ma cioè di questioni da... Da vivere no? di, di, di scelte sì. ecco io credo che i punti siano tre la prima è, è la grazia cioè vivere in grazia di dio perché solo vivendo in grazia di dio noi possiamo comprendere qual è la scelta migliore eh, rispetto a un'altra certo. è, è, è classico l'esempio evangelico di pietro quando Gesù annuncia eh, che sarebbe avrebbe sofferto e avrebbe morto pietro esce con un'istanza molto bella dice non ti accadrà mai perché io stesso ti difenderò, cioè è innegabile eh, il sentimento buono e anche bello di Pietro di difendere l'amico Gesù da, da, da un atto giusto, dalla sofferenza e dalla morte peccato che subito dopo Gesù gli dirà oppisumè cioè stai dietro a me Satana no? cioè ehm, prima di tutto vedete come risponde Gesù? Oppisumè stai dietro di me cioè con il suo Voler fare il bene, Pietro era andato troppo avanti, sì. aveva superato Gesù. Allora eh, la vera bontà consiste nell'avere, nel rimanere in questa intimità con Gesù e questa ce la dà la grazia. Cosa voglio dire? I sacramenti. Prima di tutto, una vita sacramentale che fa sì no? che, eh, che il Signore possa guidarci, no? E poi permettetemi di dire, io insisto su una questione determinante nell'oggi anche della, della vita ecclesiale, l'accompagnamento spirituale. Oggi sì. non esiste più, eh, non, non, è, non è necessario per alcuni, i santi hanno avuto tutti un accompagnamento spirituale voglio parlare di padre spirituale perché è un termine molto molto alto ma insomma voglio dire no eh, eh, e neanche di direttore perché eh, i direttori di solito dirigono le orchestre e non le anime però voglio dire no un buon un buon cristiano eh, è opportuno eh, questo lo dice la tradizione viva della chiesa sì. che eh, trovi un buon accompagnato un buon sacerdote che possa aiutarlo no eh, che evidentemente lo, con cui possa condividere anche umanamente, con cui ci sia anche un intendimento no? sulle questioni della vita, ma che poi lo aiuti a leggere queste realtà. No? Sì. Io credo che eh, tante sono le cose buone, ma il Signore ci ha sempre un'idea su di noi. No? Nell'obbedienza non si sbaglia, no, Don Paolo? Nell'obbedienza non si sbaglia. Sì, anche se eh, non deve essere mai una... Quando le cose vengono da Dio, l'obbedienza, eh, non sto parlando dell'obbedienza ecclesiastica nel certo, senso certo. stretto, però l'obbedienza al, al padre spirituale è una cosa che poi si capisce come buona, sì. no? Cioè, quando si cammina insieme, mh, si capisce che le stanze che vengono di... Questo significa essere guidati dallo spirito. Lo spirito non strappa mai, sì. non fa mai strappi, no? Ci fa fare scelte, magari anche controcorrente, difficili, ma poi ci fa capire no? che comunque. Quella cosa è buona, no? è un po' il sigillo dello spirito, però eh, credo no, che oggi anche i giovani, io rilevo questo, una volta l'azione cattolica aveva due grandi punti di forza, purtroppo oggi anche lì, eh, che erano le sante letture e il direttore spirituale. I giovani dell'azione cattolica, quando nacque l'azione cattolica italiana, si insisteva molto. Sulla confessione, ma sulla direzione spirituale e sulle buone letture. Certo. Ecco. Queste sarebbero due vie buone, ma io credo no, che è difficile che un cristiano che voglia fare sul serio possa prescindere sì. dai sacramenti, dall'amore alla Madonna e da una buona direzione spirituale. Infatti, ti, ti aggiungo una domanda io. Eh, come si riconosce il il suggerimento dello Spirito Santo da quello che invece un, eh, un fraintendimento dovuto alla nostra umanità, quindi diciamo eh, il, il nostro io che ci suggerisce qualcosa per magari appunto alimentare anche l'ego, la, eh, la, la superbia e quant'altro, no? quale potrebbe essere un, un mezzo per, eh, per discernere queste, queste voci, capirne, riconoscerne. Diciamo la fonte. Diciamo per il cristiano che vive una vita regolare, media, cioè, che ovviamente non ha il tempo di fare due ore d'adorazione al giorno e un cammino di lezione divina come può fare un religioso, diciamo, chi è nella vita religiosa, cioè, credo che quello del, del, del confronto spirituale serva proprio a questo. Cioè, a noi, nessuno di noi può vedere, sì. no? E, eh, se stesso a, allo specchio eh, è, è questo confronto. No? Che non deve mai essere una. Ehm, se voi leggete anche, le, 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 mi viene in mente l'epistolario di Padre Pio da Pietrecina, che sui direttori spirituali è stato categorico: sono delle pagine bellissime, eh, anche di, di confidenza, cioè, e, e allora eh, si parlava di un'obbedienza anche diversa. Cioè, non c'è mai. Mh, nella direzione, la direzione spirituale è una cosa, l'obbedienza ecclesiastica è un'altra. Certo. Cioè la dolcezza con cui Gesù guida un'anima può essere anche fermezza nell'ottica che diceva Benedetto XVI, sì. no? C'è cioè, la durezza della verità e del vero amore vanno insieme. Se c'è da essere un po' così, lo si è per amore, no? ma l'anima deve percepire questo, no? Quindi mh, eh, credo no, che in questo cammino mh, ci sia un'armonia. Poi, ripeto, anche nelle, nella vita eh, gli errori in ordine a questo servono anche per crescere. No? Non stiamo parlando di, eh, di peccato immortale o di errori... Eh, si impara anche dagli errori. Sì, Il, eh, mi è arrivato un, un messaggio... Eh, da padre Bamonte <ride> su, proprio su, su quello che sta, eh, sta succedendo quello che è successo a Sanremo ribadendo e eh, scrivendo eh, fiorello e ride Gesù coronato di spine è un simbolo esoterico sull'asta del microfono quindi recidivo questo, questo Sanremo eh. un'altra cosa Vedo che c'è una domanda, no? Valeria? Sì, appena arrivata. E... C'è un po' di differita, naturalmente. A qui Lele? Sì. Chiede, secondo Don Paolo e secondo te Giovanni, come si può pregare tutto il giorno come raccomanda Don Paolo e Padre Pio da Petrelcina? Uh -huh. Allora, guarda, a questa domanda eh, ti, rispondo, ti rispondo così. Pregare tutto il giorno nel Vangelo non significa evidentemente dire 560 rosari o, o fare pratiche continue fino allo sfinimento. Eh, C'è una pagina molto bella della vita di San Francesco d'Assisi, in cui nella biografia di Francesco, il biografo, mi pare Tommaso Cancelano, dice di Francesco. Francesco non era tanto un uomo che pregava ma era un po' fatto di preghiera. Noi siamo abituati a dividere, a dicotomizzare la nostra vita. Al mattino prego, poi vado al lavoro, poi prego, poi eh, pranzo, dopo pranzo prego un altro po', magari leggo una pagina del Vangelo, poi lavoro, poi sto in famiglia. Questa non è una visione cristiana della vita, non è la visione evangelica. Cioè, la prima forma di preghiera è la vita cioè il modo con cui noi viviamo la vita, ci disponiamo davanti sì. alla vita. E in questo disporci davanti alla vita, eh, pregare in continuazione significa avere sempre lo sguardo rivolto verso Gesù. E questo è possibile alle volte stando in intimità con il Signore. E alle volte è lodarlo nelle relazioni, alle volte è, 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 è testimoniarlo nell'ambiente del lavoro. Cioè la preghiera non è solamente... Eh, quello no, che, che noi immaginiamo, eh, le pratiche no? che sono necessarie, assolutamente necessarie, perché sono la fonte, ma la preghiera è la vita. Quindi, quando il Signore dice eh, pregare insistentemente, pregare continuamente, no? significa quello che dice Tommaso da Celano di Francesco: era un uomo non che pregava, ma ha fatto preghiera. Cioè, eh, pregare sempre significa in tutte le cose che facciamo quando ci alziamo al mattino nella preghiera che facciamo nella Santa Messa, come nelle relazioni in famiglia, come nelle relazioni con gli altri, avere sempre uno sguardo rivolto verso Gesù. Questo significa pregare perché quello che viviamo sia una vita di preghiera. D'altronde, quando una mamma rinuncia al suo tempo, no? Per educare i figli, per amarli, per correggerli, eh, questa è una forma di preghiera altissima. A che cosa servirebbe la preghiera del rosario se noi poi, detto il rosario, nella vita... Magari tra marito e moglie poi ci tiriamo, ci tiriamo le pietre, no? Cioè, vedete allora che quando si parla di preghiera si parla di una, come si dice in un gergo un po' più tecnico, della unificazione della vita, che ha come fonte sempre il statuettismo di Gesù, l'Eucarestia, no? Che, che si chiama comunione, no? Questa comunione che si espande, espande luce in tutta la giornata e poi si dipana con una testimonianza di vita. Credo che questo sia. Sì, io so sono pienamente pienamente d'accordo e aggiungo che prima di tutto eh, porto la mia esperienza, esperienza personale il eh, tutto il giorno può diventare preghiera se offriamo tutto il giorno anche come preghiera, nel senso che il lavoro quotidiano lo possiamo offrire come preghiera. Il, ma anche la nostra, le nostre gioie il nostro stare in famiglia può diventare preghiera tutto può essere trasformato in preghiera però è anche vero che come, come dico spesso è importantissimo la, la preghiera del cuore è importante dire anche solo un Padre Nostro eh, fatto bene col cuore però per arrivare a dire un Padre Nostro bisogna fare un percorso di fede quindi io, diciamo, il mio consiglio pratico e che è un po' quello che, che faccio io nella, nella mia vita è iniziare la giornata ringraziando il Signore, pregando, poi eh, lavorando tutto quanto, riprendere la preghiera, la preghiera eh, solitaria e anche quella comunitaria, che nel caso nostro è della famiglia, e cadenzare la giornata in un'alternanza tra lavoro, svago e anche cose che ci fanno bene come per esempio praticare dello sport e alternarlo con la preghiera e ricordarsi sempre. No? Io, io quando, eh, quando mi sento eh, coccolato dal Signore eh, e nella grazia l'immagine che ho è quella di un bambino che tiene la, la mano del Padre e anche nei momenti in cui magari togli la mano sai che hai la pena l'allunghi. C'è il Padre che, che è lì, che ti tiene. E secondo me questo è un modo di vivere la preghiera continua, no? Al di là di poi di quelle che sono le, le, le esperienze più, più spirituali, quelle della, della preghiera interiore e quant'altro, che comunque non vanno cercate con, eh, con la voglia di misticismo, no? Il, il percorso... Cristiano, poi Don Paolo, correggimi se, se sbaglio qualcosa, ma il percorso cristiano non è un percorso di conquista, di, certo. eh, appunto, di espedienti e di, di sensazioni. No? Il Signore più cresci nel tuo percorso, più ti lascia da solo anche affrontare questo, questo distacco. No? Ricordiamoci che persino il Signore eh, nella croce ha sentito il dolore del, del distacco con Dio. Quindi, è una cosa che tutti possono vivere, ma questo non vuol dire che noi ci dobbiamo allontanare: noi anche in questi momenti, diciamo di silenzio, eh, bisogna continuamente rivolgersi al Signore e offrire, offrire eh, tanto. Noi abbiamo fatto il film su Santa Veronica Giuliani, una santa dell'espiazione eh, che spesso è fraintesa e vista solo come un'espiazione un di sofferenza. Ma in verità, noi possiamo offrire tutto al Signore, perché tutto l'amore che, che viviamo, anche tutta la nostra umanità, tutto il, il nostro pensiero, è tutto materiale da offrire al Signore, anche materiale con cui parlare. E spesso ci si dimentica di questo, perché magari si prega perché c'è quella persona che ha bisogno, perché siamo noi stessi che, che abbiamo bisogno. Ma la preghiera è anche un dialogo, appunto questo incontro con col Signore è, è vitale mantenere un dialogo, noi possiamo, non possiamo eh, togliere dal, dalla nostra vita spirituale questo dialogo e questo dialogo nella preghiera ha la sua espressione magari più, più formale, ma può esserci anche un dialogo che si fa eh, con il Signore, anche un'intesa di sguardi. Io, eh, mille volte mi capita nella giornata eh, magari di, di chiedere aiuto al Signore, prima lancio l'occhiata, diciamo un'occhiata spirituale al Signore e poi magari faccio il, il rosario e, e, altre, e altre pratiche di, di devozione, però prima di tutto secondo me ci deve essere proprio questo rapporto e di amicizia eh, col Signore. Correggimi, Don Paolo: se ho detto <ride> qualcosa di errato. <ride> Parole sante. Io concluderei, sì. eh, perché poi alle 18.00 certo. io ho la celebrazione. Dicendo questo: o no, no. no. Um, Perfetto. Ti ringraziano per le sì. risposte. Benissimo. Benissimo, io vorrei solo sì. concludere con questo. Che quel... Quello che stiamo vivendo in ordine eh, e che veramente è un abominio al Signore, eh, la cosa che più mi ferisce non è eh, il Signor Achille Lauro, no? che esprime a suo modo, come ritiene lui, le sue forme che chiama artistiche e che evidentemente non condivido in nulla, ma ciò che mi fa male è il silenzio. Mi fa più male il silenzio di certi battezzati, mi fa più male il silenzio di certi pastori di queste forme sì. qui, perché queste forme qui ci sono sempre state in modo nuovo: il demonio non, non si fa vincere in eh, estroversione, in modi eh, per colpire il Signore. Ma eh, quello che mi fa profondamente male è questo, è questo silenzio, perché è, non è possibile, cioè, non è possibile no, che. Eh, cioè vuol dire che forse questo Gesù a noi proprio a cuore non ci sta, che questo Gesù forse tanto amico non lo sentiamo, che questo Signore forse padre, fratello e redentore non lo viviamo, che la Vergine Maria, madre tenerissima, che aiuta l'umanità disperata e che ama i peccatori, perché è madre anche dei peccatori, rifugio. Per tutti i peccatori, possibilità di salvezza, cioè anche da noi cristiani non è percepita abbastanza come madre. A me quello che interroga in tutte queste vicende non è l'azione del demonio che fa il mestiere sì. suo, <ride> e sempre lo farà. È questo silenzio inquietante, assordante del mondo cristiano, che sempre di più davanti a queste forme invasive e terribili, esplicite, non ha che porre silenzio, eh, questo. Rischia di farci, come dice Benedetto XVI, farci rivedere una, una caricatura del Signore piuttosto che l'immagine dell'agnello immolato per la nostra salvezza. Sì. Bene, Don Paolo, allora è tempo dei saluti e naturalmente ti chiederemo anche una benedizione per noi e per tutti i presenti e tutti quelli che. Che ci ascolteranno in, in differita, ti ringraziamo tanto. Anche, eh, confidiamo anche di poter eh, rifare una live magari più avanti, affrontando anche altre, altre tematiche, e magari eh, vedendo anche una, una reazione eh, sana, anche di, di, di santo sdegno da parte dei, eh, sia dei fedeli che anche del. Eh, dell'ambiente ecclesiastico perché è, è momento anche che, che i sacerdoti e i vescovi parlino a mio parere a riguardo di questo eh, si ha troppa paura a volte di, eh, di, alzare, di alzare la voce Se, sempre utile una santa eh, prudenza però ci vorrebbe anche ogni tanto qualche voce che si alza quindi eh, ti ringraziamo e... Ringraziamo tutti quelli che, che hanno scritto e, il, e lascio lo spazio per la benedizione finale. Ecco. Bene. Per intercessione della Vergine Maria, Madre buona che ci guarda dal cielo, il Signore allontani da noi ogni male ci doni la certezza assoluta della sua amicizia, della sua paternità, della sua sollecitudine per le nostre anime. Ci benedica Dio Onnipotente e buono, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Sempre dato. Sempre sia lodato e sia lodato. Buona Senato serata a tutti. A tutti. Ok.